Nato e cresciuto a Vailate, consigliere comunale di minoranza uscente, Andrea Trevisan, 37 anni, ingegnere, ha deciso di candidarsi per l'affetto profondo che lo lega al paese in cui vive e in particolare per l'esperienza maturata in consiglio che gli ha permesso di comprendere le reali necessità del paese di 4.600 abitanti. La squadra che lo sostiene è una lista civica denominata Trasformazione per lo spirito di rinnovamento e cambiamento che la contraddistingue. È formata da persone competenti con alte professionalità che hanno scelto di mettersi a servizio del paese. Tante le necessità e i problemi riscontrati a cui si vuole dare risposte. Vailate ha necessità di tante cose. Negli ultimi 14 anni siamo rimasti molto fermi e abbiamo bisogno di farlo ripartire. Dobbiamo ripartire dalla parte anche sociale, soprattutto mettendo al centro anche le scuole, quindi con un nuovo specie di contratto formativo con la direzione didattica, con un potenziamento del post-scuola, del pre-scuola, e senza dimenticarsi poi del periodo estivo e della fascia dai 0 ai 3 anni. Fondamentale sarà la riqualificazione delle strutture esistenti che necessitano di manutenzione ordinaria. Alcune opere sono tuttavia da realizzare ex novo. Abbiamo la palestra di Via Dante, ad esempio, che ha bisogno di spogliatoi nuovi, che serve le scuole, che serve anche la pallavolo e serve la banda. Non abbiamo degli spogliatoi a norma e non abbiamo un impianto di riscaldamento funzionante. La lista Trasformazione vuole portare il paese nel futuro verso una modernità che conservi le radici, ma che offra al contempo nuove opportunità. Vailate ha bisogno anche di una riammodernazione anche per quanto riguarda tutta la parte amministrativa che deve essere portata con le nuove tecnologie più vicina al cittadino, più facilmente fruibile e soprattutto una cosa che noi contiamo molto è che dare nuovo spazio alle associazioni che hanno bisogno di riprendersi il posto che gli compete in Vailate per dare una mano e rivitalizzare il paese.